della domenica, della giornata. Gabriele, buongiorno. Tutto a posto? Tutto a posto? Fra poco. Non ce ne vogliamo anche se c'è una tutta parata. Oh, con loro. Sono 10 persone, come dire. Pure gli occhi al cacchio, proprio. E dice, se mi devi riprendere, proprio. Potevate mancare nel mio filmino. Fa parte della tua biblioteca? Sì. Signor sindaco, grazie. Ah, pure le zucchine fritte stanno. Pure zucchine fritte. Allora, le zucchine, ho visto a Nicola che ha portato con le zucchine. Se Antonio. Ciao, Stars, la stella. Peppino, con le figlie. Lino, vuoi dire qualcosa? Lo acquisiamo agli atti poi. Sì. Grazie per la partecipazione. Madonna, guarda che primo piano. Va, Peppi, guarda che. No. Va. L'acqua, la camera. È un percorso di 2 ore di cammino. Ci credo, ma anche se non è. Ehi, Tea! Oh! Chi ti sto riprendendo, se vuoi dire qualcosa. E che ti dico, caro Franco? Perché c'è pure l'audio? Che visto che mai cresciuto, non ti chiediamo quanti anni c'hai. Come? Che? Visto che mai cresciuto, non ti chiediamo quanti anni Beh, c'hai. Beh, è qualcuno più di te. Però questo è il maestro De Vitto. L'altra sera ha fatto un concerto che è stata la fine del mondo. Grazie. Pianoforte. Diciamo classico. Mi sono divertito a fare variazioni però ce l'hai. Fare una rassegna di concerti per quelli che lo vogliono sentire. Poi chi vuole la tarantella si sente la tarantella. Olimpia, sei pronta per la passeggiata?
No, la pazza c'è un libro, chi l'ha da fare? Ecco, guarda. Tutto troppo insieme, quando tanto e quando niente, ma troppo insieme. Poi ci sarà motorata. Poi ci sarà motorata. Vabbè, speriamo che sia un bel gruppo, se no non ci va. Tu già me l'hai già fatto stamattina. Sì, no, ma pazza. Non viene se sono più. Olimpia, dice, ma che primo piano, che c'è. Guarda, va, che primo piano. Te le fa pure tu la passeggiata. Il cammino, siamo andati a... Puoi rispondere anche in inglese se vuoi, eh. La mandiamo a Toronto, va. Ok, what you wanna know? Mo ti faccio, ti accomuno a te. No, no, mo te levo davanti a te che sei brutto fatto. Lui e metta a te. Sindaco, ti avremo tra di noi nella passeggiata? Come? Ti avremo con noi nella passeggiata? La presentazione di un libro che gratuitamente hanno messo alle 5. Grazie al cacchio. Degli avvistamenti sono stati trovati anche degli esemplari morti sia nel succuba femminile Tauro, quindi nelle nostre zone, sia sul Gargano ma anche sulla Murgia. Quindi addirittura sono arrivati sulla Murgia che si trova in provincia di Bari, quindi siamo proprio nella Puglia. Quindi questo che cosa indica? Indica che il lupo è una specie che si sta riprendendo da una situazione di crisi, perché negli anni 70 ne erano rimasti solamente una settantina in tutta Italia, adesso pare che siano più di migliaia, quindi questo ci garantisce almeno la sopravvivenza della specie. Va bene? Da un punto di vista questo, il lupo ha un'importanza, un'elevata importanza naturalistica, quindi va comunque preservato assolutamente, cercando ovviamente di conciliare sia le esigenze degli allevatori che vengono danneggiati, ci sono le leggi che li tutelano, ma sia anche la sopravvivenza stessa del lupo. Ragazzi, adesso il percorso diventa molto più semplice, non ci sono, non è discesa, c'è anche un tratto di salita, però è facile camminare, quindi non ci sono problemi di giambare, eccetera. Questo è molto bello.